Due donne alla guida dei comuni di Casaletto Spartano e Morigerati. Dopo la vittoria alle ultime elezioni si sono insediati i neoconsigli comunali. A Casaletto Spartano il nuovo sindaco è Concetta Amato, avvocato. Ha conquistato 504 voti, il 51,80% delle preferenze. Si volta pagina dunque nel Vallo di Diano. Amato ha sconfitto infatti il primo cittadino uscente Giacomo Scannelli. Una curiosità, tra i suoi consiglieri c'è anche Francesco Amato, 18 anni e 5 mesi, sicuramente tra i più giovani amministratori del territorio a sud di Salerno. Donna è anche il vice sindaco con la nomina di Vincenza Gaetani. L'aula consiliare è di sicuro l'ambiente naturale in cui attraverso il dialogo e il confronto si può e si deve contribuire al progredire della nostra comunità. Pertanto il mio impegno sarà dedicato alla necessità di garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri componenti il Consiglio, garantendo l'esercizio effettivo delle nostre funzioni nell'osservanza e nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di espletare al meglio il proprio mandato attraverso il potere di indirizzo e di controllo che ci è affidato. Mi adopererò al massimo perché possa essere dato il maggior ritardo alle sedute del Consiglio Comunale per riavvicinare la gente alla politica e far comprendere che la politica dipende dal comportamento di coloro che la esercitano. Per questo, ad ogni consigliere che vorrà prendere la parola, chiedo di avere sempre il massimo rispetto dei colleghi e del luogo in cui esercitiamo il nostro mandato. La qualità dei nostri interventi determinerà la qualità di questa Assemblea. E rosa anche la poltrona del primo cittadino di Morigerati. Vincenzina Prota si è insediata alla guida del comune, guidato da oltre 15 anni da Cono D'Elia, al fianco del nuovo sindaco. Nella nuova amministrazione ben 4 le donne elette, con i complimenti dello storico primo cittadino. Con la scelta di Vincenzina non è stata una scelta a caso. Abbiamo pensato di individuare in lei la persona che potesse, ecco, completare un percorso all'interno di un'idea di collegialità, perché io sono sempre dell'idea che le cose possono anche essere sbagliate, però se si sbaglia da solo è sicuramente un problema, se si sbaglia in tanti il problema sicuramente è minimo. Vuoi pensare? Allora, grazie prima perché per questa partecipazione. Questo dice che questa pace sociale che noi siamo riusciti a recuperare, credo che sia questo uno degli aspetti più belli, più interessanti della nostra esperienza amministrativa. Cioè, dopo 15 anni, ecco, avere una condizione come la nostra, quindi, ma non il fatto che non sia stata fatta un'altra lista, ma perché poi alla fine C'è da parte della comunità, ecco, anche un'aspettativa, perché oggi, guardate, il problema, noi questo progetto siamo solo nella fase iniziale, i prossimi 5 anni saranno degli anni determinanti per la nostra comunità.